13 anni senza il siberiano. Il 12 aprile 2010 moriva Carmine Rinaldi, storico capo ultras granata, che tutto il mondo ultra e non solo volle ricordare in una adunata allo stadio Vestuti in una giornata di pioggia incessante. Fu un momento di grande trasporto e commozione. Da quel giorno il ricordo del siberiano accompagna ovunque gli ultras e la Salernitana. La curva sud dello stadio Arechi è stata intitolata alla sua memoria e l'effigie del siberiano è sempre presente in tutti gli stadi in cui scende in campo la squadra granata. Ieri sera, sul muro esterno della tribuna dello stadio Donato Vestuti a Piazza Casalbore, gli amici di Carmine Rinaldi, i suoi vecchi compagni della GSF, hanno affisso uno striscione proprio a poche ore dalla ricorrenza odierna. Carmine in eterno, c'è scritto, e domenica a Torino. Il settore ospite dello stadio piemontese, nel quale giocano i Granata del Nord, sarà invaso dai tifosi della Salernitana. Saranno circa 1.500 i presenti, tanti quanti sono i biglietti messi a disposizione dal club di Urbano Cairo. Tanti messaggi social che in queste ore i tifosi Granata stanno dedicando alla memoria del siberiano. Domenica a Torino tutti saranno uniti nel suo ricordo e nel suo nome per sostenere la Salernitana in un altro importantissimo appuntamento esterno. A 9 gare dalla fine, la squadra di Paolo Sosa è chiamata a compiere i passi decisivi per potersi assicurare la salvezza, garantendo al club la terza partecipazione di fila al massimo campionato. Dal Vestuti e dai campi della vecchia Serie C di un tempo, il tifo granata ha attraversato tante epoche e tante fasi senza mai perdere di vista il senso di appartenenza e il grande amore per la maglia di vestito granata. E la figura del siberiano ha avuto un ruolo fondamentale per diffondere una mentalità che ha segnato profondamente il mondo ultras. Da 13 anni il suo ricordo e il suo esempio sono preziosa bussola per chi porta avanti certi valori e sostiene ovunque e comunque la Salernitana.